ancora a tutti, parlando appunto della Palermo nobile, abbiamo visto appunto due belle ville, Villa Palazzina Cinese, Villa degli Scemi, a Palermo in città. Una sorpresa è quella di andare a Bagheria, dove c'è un edificio davvero bello. Ho visto delle foto degli interni che sono spettacolari, all'altezza proprio delle residenze più importanti d'Europa come decorazione interna, ed è Villa Palagonia di Bagheria, realizzata nel 1700 da principe Gravina, dove appunto resideva. Qua tra l'altro c'è risieduto pure Goethe quando era qua nel suo Grand Tour in Sicilia, e si è complimentato per la magnificenza e la bellezza delle decorazioni interne. L'entrata è dall'altro lato, dove c'è la piazzetta insomma del paese. Gli altri ingressi sono chiusi, ecco, si deve fare il giro, ecco, sperando che c'è un po' di luce. Bene, alcune informazioni. Come ho detto, ha soggiornato qui Goethe nel suo Grand Tour in Italia, e tutti si sono complimentati perché sicuramente all'epoca era bella, bella veramente. Ora è pure bella, giustamente il tempo passa per tutti. È passato da qua pure Salvador Dalì negli anni 40 e pure Renato Guttuso. Inoltre questa residenza, questa Villa Palagonia, è stata utilizzata anche come ambientazione di importanti film, tra cui Bahia nel 2009 e il regista di Matrimoni di Marco Bellocchio. Guarda che bei saloni. Guarda che bello, anche il tetto, tipo con piastre che rispecchiano. Guarda che materiale, poi lo leggo qua nella spiegazione, che riflettono. Particolare, perché qua è tutto del tipo di marmo. Dipinto sul muro, qua c'è una cappella privata, qua il tetto, qua pure un po' rovinato, il tetto pure si vede in pratica in legno. Vedi dove si entra. Una caratteristica di questa villa, che nel corso dei secoli ha lasciato piuttosto perplessi i visitatori e pure la popolazione locale di Bagheria, sono queste statue, figure umane, antropomorfe, bizzarre e grottesche, su cui giravano addirittura nei secoli passati delle leggende negative che magari potevano influenzare il comportamento di chi passava e chi incontrava queste statue, e hanno la migliore, diciamo, sfilata proprio qui, dove c'è questa orchestra, dove ogni statua, ogni personaggio suona uno strumento di questa orchestra immaginaria. È visitabile metà del palazzo, l'altra metà sempre di qua, è chiuso al pubblico.
magari speriamo che lo restaurano, perché ma ci sono delle parti un po' rovinate in effetti. Ora vediamo il giardino. Certo, all'epoca doveva essere molto bello. Ora magari certo manca per esempio l'acqua nelle fontane, l'erba non è proprio il massimo del verde, però doveva essere bello. Quindi qui ci sono tutte le statue dei musicanti. Bene ragazzi, spero che vi sia piaciuto. Purtroppo appunto metà dell'edificio non è visitabile. L'ingresso è a pagamento, 6 euro a persona, e dispiace soltanto appunto che si possono visitare dal lato di qua. Sono 1, 2, 3, 4, 4 ambienti se non sbaglio, e mi sembra un po' poco. Purtroppo dal lato di qua è più deteriorato, quindi inutile che si va a vedere magari qualcosa che non è ancora fruibile bene al pubblico. Sarebbe bello se magari fanno vedere questo, che qua c'è quel corridoio che si vedeva dal vetro. Questo sarebbe bello. Comunque sicuramente, se passate da Palermo, Bagheri è vicino, a 10 km circa, 10-15 km, alla fine ne vale la pena, ecco, è una bella, è famosa qua, nella zona di Palermo, una delle più belle residenze nobiliari che ci sono qua, quindi perché no? Bene, termina pure questo video. Ripeto, per chi passa da Palermo, visto che Bagheri è vicino, vale la pena visitarlo. Certo, rispetto a quello che c'è da vedere, forse il biglietto va un po' caruccio, però vabbè, vale la pena visitarlo, ripeto, una bella costruzione. Quindi se sei interessato appunto cosa c'è da vedere a Palermo, c'è tutta la playlist, metto qui il link. E maggiori informazioni, eventualmente puoi commentare qua il video che ti rispondo, e se ti va metti un commento, appunto un mi piace, e segui il canale se non l'hai fatto, che ogni settimana c'è sempre qualcosa di nuovo, qualche video che metto su i posti che belli che vedo in Italia e nel mondo. Alla prossima.